Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Finalmente nuovo video di nail art e ovviamente ho pensato a una nail art natalizia visto che tra pochi giorni sarà Natale. È rossa, elegante, perfetta quindi per questo periodo di feste. Qui vi faccio vedere subito gli smalti che ho utilizzato, la base Multi Nail Care di Pupa con il gel Top Coat sempre di Pupa, il bianco di Essence, il rosso Lasting Color Gel di Pupa. E poi in un maxi kit che avevo sempre di Pupa ho questo smalto argento. All'interno poi c'era anche questo fissatore e le bubbles che serviranno per le decorazioni. Utilizzerò poi il dotter e i due pennelli, questo dalla punta un po' più allungata, mentre questo invece è un pennellino dalla punta più sottile. E qui invece utilizzo questi brillantini di Pupa. Iniziamo subito con la base, che quindi andrò a stendere su tutte le unghie. Una volta che abbiamo steso la base su tutte le unghie, andiamo quindi a dipingerle con i vari smalti. Per l'anulare utilizzo il bianco di Essence, mentre su tutte le altre unghie vado a mettere il rosso di Pupa. Io qui non vi faccio vedere, però ovviamente per ogni colore faccio due passate in modo da avere un colore bello pieno. Questa quindi è la base di partenza. Dove ci sono delle imperfezioni potete utilizzare questa penna con reggismalto, che secondo me è molto utile, è molto semplice, per appunto andare a togliere le varie imperfezioni. Cominciamo a decorare il medio. Utilizzo il brillantino argento di Pupa e vado a versare le bubbles in un contenitore. Andiamo a creare una sorta di dito gioiello, di unghia gioiello. Allora, come avete visto, ho messo il fissatore su tutta l'unghia e ho sporcato un po' la punta del dotter. E il dotter ho preso la punta, quella più piccolina. Questo, sporcando la punta del dotter, questa cosa mi permette di prelevare, come state vedendo, sia il brillantino che le varie bubbles in modo più veloce. Non c'è bisogno di sporcare ogni volta la punta del dotter, basta che fate una volta e poi se siete piuttosto veloci riuscite tranquillamente a decorare tutta l'unghia senza passare più volte, ecco, con il fissatore. Quindi qua una unghia gioiello, quindi centralmente mettiamo il brillantino e ai lati mettiamo le bubbles, come se fosse un braccialetto. Sul mignolo invece è molto più semplice, andiamo a mettere semplicemente il brillantino nella parte alta centrale dell'unghia, in modo da riprendere il medio. Poi prendiamo il pennello, come vedete dalla punta un po' più allungata, ma un po' più grossa. Iniziamo a decorare l'anulare. Andando a mano libera non è semplicissimo. Provo a mostrarvi un piccolo trucchetto, anche se mi rendo conto che anche a me non è venuta proprio perfetta. Comunque, dovete creare queste strisce. Potete provare a ruotare, come vedete, il dito in modo che si vada a creare da sola la linea. Quindi proseguo così per tutta l'unghia facendo queste righe rosse. Un modo più semplice è quello di utilizzare gli stripes, quello è molto più semplice. Vi basterà appunto mettere di base il bianco, poi mettete tutte queste striscioline, le incollate all'unghia, passate sopra lo smalto rosso e poi una volta che è ben asciutto le andate a rimuovere. Quindi è un metodo molto più semplice. Ok, quindi qui ho fatto tutte le strisce sull'unghia. Prendo poi il pennellino dalla punta più sottile e vado quindi a definire tutte le varie imperfezioni. Quindi vado a riempire
i vari spazi che erano rimasti vuoti. Per andare poi a correggere le altre imperfezioni, come vedete, potete prendere del bianco e sempre con quel pennellino dalla punta sottile potete andare a togliere le varie imperfezioni. Quindi questa è l'unghia, una sorta di striscione. La andiamo poi a definire con l'argento, giusto per riprendere i vari brillantini delle altre unghie. Quindi anche qui, sempre con il pennellino, quello dalla punta sottile, andiamo ad aggiungere queste striscioline argento all'unghia. Ok, una volta che è tutto ben asciutto, mi raccomando che sia ben asciutto, passiamo il top coat su tutte le unghie. Con questo è tutto, questa è la nail art terminata, come vedete secondo me è molto elegante, ci sta molto bene per questo periodo festivo. Io vi auguro di passare un sereno Natale, che quest'anno ne abbiamo tutti bisogno, ci vediamo presto con un nuovo video, ciao a tutti e buon Natale!